lui è Santino Zaffarano, noi ce lo ricordiamo come uomo di bosco. Di foreste. Lui da bambino... Sempre in foresta. Andavi a villeggiare in foresta. Andava a lavorare. A lavorare. Foresta quindi significava allevamento. Lui è cresciuto proprio. Si è cresciuto. Quali erano gli animali che allevavate di più? Tutte le bestie. Fuori delle bestie a due piedi. Quindi c'erano tutte le bestie quadrupede. Quindi, ma c'era un legame maggiore magari con le mucche, ovviamente. Quindi erano naturali. Quello era naturale. E che ci fai adesso oggi in una vigna? Com'è? Abbandonato il bosco e ti troviamo in una vigna? Oggi faccio il vigneruolo. Ma so che non ti piace, sai, la vigna, o no? Ma per niente. Però il vino ti piace? Sì, aspito. E allora com'è il fatto di... Perché tengo da mangiare, il vino entra meglio. Entra meglio quando mangi. Però quindi non ti piaceva coltivare la vigna, ma il vino... è troppo fastidioso. Quindi invece tua moglie che... Questa la pote. Lei la pote. Io la saramento. Tu la saramenti. Lei io la zappa. Chi la zappa? Pure lei? Sì. Ah, perché ai pastori la zappa non tanto piaceva, no. È vero? Il ferramento, la guardi con l'occhio storto. È vero, il ferramento con l'occhio storto. Quindi lei la zappa, lei la pote, e vendemmiare, cioè entri tu poi... Ben naturale. Ah, quindi l'aiuta a vendemmiare. Sì. Ma però evidentemente ti sta nascendo una passione per la vigna, se ti trovo qua oggi... Quando ti trovo buona la giornata, quando ti va buona la campagna, ma quando va una campagna schifa come stanno, ma lascia perdere vigna. Perché fa troppo caldo. E perché ci mettete queste reti qua? Perché? Questa che mettono nella magna di uccelli. Gli uccelli? E perché o sono altri animali che se la mangiano? Si conta, chi ci trova? Pure una persona. Ma tu che ti ricordi delle vigne di Vico, dei vignaioli? Come li vedevate voi pastori i vignaioli? Buoni. Li vedevate no, bene? No, veramente. Perché? No, non scherziamo, parliamo di... Come li vedevate? Cioè, gente... Perché? C'è una gente, capito, che sono morte già di qua. Già? Perché hanno lavorato molto, perché la vigna li consumava. Sì, perché questo è per capire, capito? Stavano sempre con la schiena abbassata perché la vigna... Invece voi pastori stavate sempre in piedi, dritti. Quindi morivano prima i vignaioli? Sì. Morivano pure storti. Morivano pure storti perché la schiena... Distrutta. Guarda che gli che faccio il vignarola. E ti è cominciato a venire il dolore di schiena. E qual è quel proverbio, la vigna io la zappo, com'è che diceva? Tengo una vigna. C'è una vigna. La puta la zappa. Meno frate, me le dà la parte. Che dici, gliela devi dare la parte a tuo fratello? Ma è tuo fratello. È mio fratello, come io la puto, io la zappo, ma viene tu che me la pigliato. Ma è sempre tuo fratello. No. Non, quindi, ecco il legame forte del vignaiolo con la vigna. Io la lavoro. E me l'hai mangiato. E io me la do, quindi il vino è mio. Ma viene tu, cazzo. Quindi un vignaiolo era difficile che offriva un po' di vino? No, io vedo difficile. Era difficile. E perché evidentemente il lavoro era tanto. Perché li facevano malaschi? Cristo. L'ha fatto provare il contadino, un bicchiere di vino. Sì. Dice, ha detto Cristo, dice, ma come la facete questa roba? E dice, questo li facciamo Pirovotello. Con il rovo. Ha detto potessero crescere che per culo. Ha detto Gesù Cristo, buon contadino. Non l'ha detto la verità. Con quelli ci facevano da vigna. Ho capito. Ha detto che ci facevano di rovo. E perché voleva prendere in giro a Dio? No, perché capito, Cristo ancora... Gli rubava il segreto. Quindi ecco questo forte legame ancora di più, quindi il contadino non vuole neanche insegnare a Dio come si produce il rubo. Allora, il rovo. Quindi sta benedetto. E questo ha detto, come ci fai il vino? Disse Dio al vignaiolo. Ha detto, ci fa di rovo. Dai, ha detto, potesse crescere che per colo. E ce l'ha benedetto il rovo radica, ha un potere stolonifero, cioè radica e si moltiplica. Quindi è benedetto da Dio. Sì, un rovotello, sì. E quindi Dio si è fatto ingannare dal vignaio. Che ci credevo con te, invece qui te l'ha ingannato, che
che l'ha fatta sgubare. Hai detto, beh, mo asciupro! Ah, è chiaro, è il senso è straordinario, perché Dio si è accorto che il pignolo l'ha preso in giro, ha detto, allora se hai il rovo dà al rovo questa capacità straordinaria di moltiplicarsi, il rovo ha anche capacità stolonifere, e quindi il contadino ha dovuto lottare contro il rovo, perché il rovo pronto a invadergli la propria vigna. Quindi tutta la fatica del contadino era, per salvare la sua vigna, era confinare il rovo ai margini. Bello. Vedi quante sono infami i contadini? Hanno preso in giro Dio. E come ci fa questo? Dice dei rovi. Dei rovi. Disposta la benedetta, la benedetta. Che pecco. E allora, e quindi il rovo ha sempre inseguito il contadino, questo è la dietro, quindi tracagnolo, come lo chiamavano? Un rovo tragnolo, il rubus canescens, una specie di rovo che invade, è uno dei primi che invade il coltivo, gli cresce dietro al contadino. Se un contadino o un vignaiolo in un anno non lo estirpa, stai tranquillo che secondo anno, ecco, è la maledizione di Dio che è stato preso in giro da un vignaiolo.